Dottor Ferrari, un bilancio di questi 6 mesi del 2017. Le gare aumentano sempre nel numero in calendario e anche la complessità della gestione delle regole diventa sempre un fattore determinante. Il nostro impegno è focalizzato sul cercare di mantenere la sicurezza ad elevati livelli, cercare di far sì che vengano delle gare fatte e svolte nel migliore dei modi. Il fattore determinante sono il numero di gare. Indubbiamente abbiamo un grandissimo affollamento di gare, mi sembra che solamente nei rally ci sono 154 rally iscritti a calendario. Noi purtroppo per legge l'antitrust ce l'ha impedito, per cui non possiamo limitare questo numero, anche se il numero di 154 gare a calendario rappresenta una media elevatissima. Ogni weekend si svolgono tantissime gare, noi complessivamente abbiamo circa 22 gare iscritte per ogni weekend di media. Quindi il controllo da parte nostra è elevatissimo e comunque questo depaupera indubbiamente le manifestazioni, perché se il numero medio di partecipanti è di circa 70 su 154, non faccio l'esempio dei rally, su 154 rally iscritti a calendario, se non avessimo 100 la media evidentemente aumenterebbe di gran lunga della partecipazione da parte dei piloti. Passiamo alle altre quattro ruote che sono quella del kart, no? Quello che manca è un po' lo zoccolo duro, la base del kart che c'era una volta. Ecco, perché non dare più peso ad un campionato regionale, magari poi per accedere al campionato italiano? Abbiamo portato il campionato italiano da una situazione disastrosa che l'avevamo preso ad un evento di circa un mese fa, neanche, a Sarno, in cui hanno partecipato circa 280 partecipanti. Da parte nostra c'è stata la massima disponibilità e soprattutto c'è l'investimento. Noi abbiamo investito delle risorse economiche sui campionati regionali, abbiamo messo dei montepremi proprio per favorire la partecipazione a questi eventi, che ci siamo resi conto sono poveri e purtroppo peccano di ricchezza tra virgolette sportiva, cioè noi dobbiamo dare valore al campionato regionale.